Di nuovo ben trovati da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla console, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Siamo alle notizie sul sociale. Sono tre le aree di intervento destinate alla spesa per la protezione sociale in Italia: previdenza, sanità e assistenza. Il sistema di spesa sociale dei paesi gravita attorno alle diverse sfere di competenza, ma spesso nel rispetto dei vincoli di bilancio stringenti che condizionano risorse e sviluppo. Stando ai dati Istat, nel 2012 in Italia la spesa per la protezione sociale ha superato il 30% del prodotto interno lordo. Il suo ammontare per ogni abitante sfiora gli 8.000 euro l'anno. La spesa per prestazioni di protezione sociale, pari al 95,8% della spesa complessiva, è dedicata per oltre la metà alla funzione vecchiaia, il 52,3%. Queste le altre voci di spesa: malattie e salute 24,4%, superstiti 9,3%, invalidità 5,7%, famiglia, maternità e infanzia 4,8%, disoccupazione 3,2%, altra esclusione sociale 0,3%. Rispetto al 2006, fa notare l'Istat, sono aumentate le quote di spesa destinate alle funzioni vecchiaia, più 1,4 punti percentuali, disoccupazione e altra esclusione sociale, più 1,3%, e la funzione famiglia, maternità e infanzia, più 0,2%. Registrano invece una diminuzione le quote relative alle funzioni malattia e salute, meno 2,4, superstiti, meno 0,3 e invalidità, meno 0,1. Il peso della spesa per prestazioni sociali rispetto al prodotto interno lordo è cresciuto del 3,5% in 6 anni. Questo si può osservare anche a livello di singola funzione e può essere imputato prevalentemente alla funzione vecchiaia, più 2,2, e alla funzione disoccupazione, più 0,4. Nel 2011 l'Italia, con 7.725 euro all'anno a testa, si collocava all'undicesimo posto tra i 27 paesi europei, rimanendo al di sopra della media, che era di 7.303 euro. Se rapportata al prodotto interno lordo, la spesa dedicata alla protezione sociale pone l'Italia ancora più in alto. Infatti la nostra nazione è settima, con un valore del 29,7%, sempre superiore alla media europea, che è del 29%. I segretari generali di Filca CISL e Fillea CGL, Gianfranco Reale e Lamberto Vespasiano, che continuano da mesi a lavorare sul patto sociale per il rilancio del settore delle costruzioni. I due segretari annunciano che solleciteranno i comuni affinché attivino un fondo per finanziare, attraverso le banche cittadine, cioè abbassando gli interessi passivi, tutte quelle famiglie che vorranno accedere a mutui per ristrutturare le loro case. Non sarà un ulteriore onere a carico della pubblica amministrazione, specificano. Le risorse, infatti, saranno generate dall'abbattimento dei costi nelle gare di appalto, con procedura negoziata e in cui le imprese partecipano al ribasso nelle aggiudicazioni delle opere. La FIBA CISL Abruzzo esprime la sua convinzione sul fatto che l'operazione in corso tra il gruppo Tercas e la Banca Popolare di Bari, se correttamente impostata,
possa rappresentare una svolta estremamente positiva per gli istituti interessati e per il territorio abruzzese marchigiano. Si legge in un comunicato in cui il sindacato si augura che si punti su personalità che abbiano già dimostrato valore manageriale e attaccamento agli interessi dei territori. La CISL suggerisce di non mortificare le professionalità Tercas e Caripe e far partecipare le fondazioni Tercas e Pescara Abruzzo all'aumento del capitale sociale. C'è stata un'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Chieti che ha reintegrato 9 lavoratori dipendenti di una catena multinazionale di distribuzione alimentare all'ingrosso del punto vendita di San Buceto. I lavoratori, difesi dalla Fisascat CISL, erano stati ingiustamente, ha detto il giudice, licenziati a seguito di una decisione dell'azienda che voleva operare una riduzione di personale per abbattere i costi di gestione. Si chiama E Iona, la prima caffetteria gestita da e per diversamente abili che vivono in Albania, in un elegante quartiere della capitale Tirana. Oltre al classico servizio bar, rappresenta anche un'occasione di interazione sociale. Nel moderno locale vengono organizzate mostre di opere d'arte realizzate dagli stessi disabili, corsi di lingua dei segni e braille e serate musicali con proiezioni anche di film. Nel mese scorso si è tenuto a Bruxelles il convegno Cities of Tomorrow, cioè Città di Domani, Investing in Europe, investire in Europa, un forum di 2 giorni con ospiti internazionali, dal direttore generale della Commissione Europea al ministro francese per le politiche urbane, ma anche molti sindaci, tra cui quello di Venezia. Tra le nazioni che stanno sperimentando di più sulla progettazione di città sempre più intelligenti ci sono Stati Uniti, Germania e Belgio. Nella città di Seraing, poco più di 61.000 abitanti in provincia di Liegi, in Belgio, città fortemente colpita dalla disoccupazione, c'è un quartiere dove i cambiamenti economici hanno portato ad un rilevante mutamento sociale. Nel 2007 un'organizzazione non governativa locale ha dato vita a un grande piano della durata di 10 anni per coinvolgere direttamente i cittadini nei processi di organizzazione e decisione per rinnovare la città. Nella progettazione partecipata ha portato a sviluppare progetti concreti come aree di incontro, piste ciclabili, parcheggi, un nuovo parco, riqualificazione di alcune vie, finanziati da soggetti privati e dalla città stessa. A Mannheim, in Germania, è nato Primov, un nuovo sistema di ricarica ad induzione per i mezzi pubblici. Con questo nuovo sistema, i mezzi, cioè gli autobus, si ricaricano in breve tempo attraverso l'asfalto grazie a grandi caricabatterie nascosti sotto il manto stradale, in modo rapido e funzionale. A San Francisco, negli Stati Uniti, dal 2009 le aziende che hanno più di 20 dipendenti offrono ai loro impiegati buoni per il trasporto pubblico. Si tratta di piccoli assegni che rappresentano per i lavoratori un aiuto consistente per pagare gli abbonamenti della metropolitana e dell'autobus e permettono contemporaneamente alle aziende di risparmiare dal punto di vista fiscale.
E con questo è tutto. In chiusura vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci.